OMG, ci sono gli International Man of the Match di Coppa America ed Europei e io li voglio tutti! IG Volte, il sito con la consegna più veloce al mondo, sicuro, velocissimo e affidabile. Passa in descrizione, clicca il link e con il codice FULISH avrai un ulteriore sconto del 6%. Mamma mia, sarà quasi un mese che non registro un episodio della carriera. Sì, perché io quando mi metto qui ne registro 2, 3, 4 alla volta e poi li monto piano piano. Peccato che è veramente 30 giorni almeno che non ci gioco. Non so neanche se mi ricordo come si gioca proprio a FIFA. Ma come al solito, prima di iniziare ogni episodio della carriera che si rispetti, salutiamo l'ultimo like su Instagram. Tra l'altro ho appena caricato questa foto, quindi credo proprio che l'ultimo like sarà all'interno di questo post. Andiamo un po' a vedere. L'ultimo like è di 5 secondi fa, è di Francesco Ruocco. Ciao Francesco, grazie per aver messo mi piace alla mia ultima foto. Ah, e poi non l'ho detto, vi invito a passare qui sotto in iscrizione, cliccare mi piace a tutti i canali dei Braille e anche a tutti i miei social network. Anche se ai canali non si clicca mi piace. Hi guys, sono Foolish e bentornati in un nuovo video. Come avrete potuto anche vedere, comunque da 2 episodi alla settimana siamo passati a solamente un episodio con la carriera della Samp. Questo perché comunque anche il progetto Brailless mi sta togliendo uno slot di video alla settimana e devo dire di essere veramente contento perché questa cosa sta andando veramente molto bene. Sta andando veramente alla grande tutto quello che stiamo facendo, i video vi piacciono, vedo che anche comunque i canali un po' più piccoli stanno crescendo bene e quindi meglio di così ragazzi si muore, era proprio quello che volevamo fare. E poi non per vantarci, ma i video sono di qua lì. Non mi ricordo chi era lo youtuber che lo diceva. La classifica è questa: siamo pari alla Juve a livello di punti, ma noi abbiamo una partita in meno e quindi possiamo andare virtualmente a più 3. Cose incredibili della storia. L'Inter ormai è andata, possiamo fare la rincorsa sul Napoli, sul Milan, ma l'Inter sta veramente viaggiando tantissimo. Oggi giochiamo contro l'Udinese, quindi Scuffet è un ex, come ci ricordano anche qui dalla regia, grazie. Io direi di partire con i titolarissimi e ormai Munir è diventato uno dei tali e Ibra fa la panchina e entra dopo e cerchiamo di risolverla. Ci siamo, partiamo! E vamos! Anche questa cosa non mi ricordo proprio chi la diceva. Come al solito siamo la miglior difesa, meglio ancora dell'Inter capolista. E il Bologna è nelle prime 4, non si sa perché. Buttiamola via con la testa, attenzione perché Cristian Zapata, Duvan Zapata, fa un'ottima sponda, Scuffet. Cristian Zapata mi sembra eccessivo. Sì, così che andiamo. Vai Nyoguri, dentro per Munir, che bella palla. Munir, in area, il tiro a giro di Munir, la palla è ancora lì. Ehi, messo giù, no. No, potevi cadere, Munir, ti davano il rigore. Oppure potevi fare gol, dato che non era difficilissimo. Carbonero, attenzione, Carbonero vuole sfondare. Carbonero va via, Carbonero per Iese. Iese in area, prova a saltare, non ci riesce. Zukanovic, grande Zukanovic. Un numero a cercare Dybala, Dybala. La finta di tiro, Dybala, fermato da Guilherme. Zukanovic, mamma mia. Che numero di Zukanovic per Iese. Un rischio grandissimo, Carbonero dentro per Zukanovic sull'esterno. E poi è partito Iese, allora lo serviamo. Iese adesso può puntare Bubnic, che diciamo non essere irresistibile come difensore. Ancora Iese, ancora Iese contro Bubnic e lo ferma. Perché ha offeso Bubnic? Calcio d'angolo, lo batterà Alfredson dalla bandierina, pronto con la sua zucca pelata alla Mastro Lindo. Un po' troppo su Scuffet, mi pare. Quadrado adesso per vie centrali, non si sa perché Quadrado si sia intrufolato così centralmente. Ancora Quadrado, deve tagliare Munir però, e allora Munir lo fa. Quadrado lo serve, Munir, come al solito. Chi se non Munir? Ma Quadrado è impazzito, ha detto faccio tutto io, faccio trequartista, non me ne frega niente. Li ha saltati tutti, Munir fa il taglio, i difensori non lo seguono e guardate qui, Quadrado, Munir che fa il taglio, bellissimo, i difensori non riescono a capire e poi Munir con il mancino, questa volta non sbaglia, ha la seconda possibilità, in sacca Munir, 1-0 sull'Udinese. Sì, vi ricordo ancora come si gioca FIFA. Padoin con no, volevo fare il tacco, Padoin ha sbagliato tutto, la palla che è ancora lì. Invece che fare lo sborone con il Pado, dovrei allontanarle. Attenzione perché Padoin prova a lanciare Quadrado, una bella palla, Quadrado ci arriva perché è il più veloce di tutti e poi Quadrado viene messo giù. Ma direttore, ma come fai a non fischiare questo fallo? Padoin in anticipo, Quadrado servito, Quadrado vuole puntare, Quadrado lo salta molto bene e poi dentro per Carbonero, c'è Iese, c'è il taglio di Iese, ancora una volta Bubnic è fortissimo, Munir dentro per Dybala e in area questa volta per un Quadrado che ha tagliato, no era Carbonero, la palla comunque non arriva. Paolo Dybala, attenzione, è il 45esimo ma c'è ancora spazio per un ultimo break, Dybala vede il taglio di Carbonero però serve Munir. E allora ancora dentro per Carbonero questa volta. Dybala ci può arrivare prima di tutti. Non ci arriva. Finisce qui. 1-0 fine primo tempo. C'è l'inserimento di Iese.
Questa volta vuole andare lui per vie centrali. Come ha fatto Quadrato in occasione del primo gol. Vede l'inserimento questa volta di Dybala. Un esterno serve Munir, un esterno serve Dybala. Andiamo sempre dentro in questo modo. Allontana su Ivan Piris, Dybala ci può arrivare. Ci mette il fisico Dybala. Serve Quadrato. Quadrato che può andare, può puntare Quadrato. Fallo, se lo guadagna lui. Juan Guillelme. Addirittura vuol battere la punizione. Quadrato prova il cross. Così, messo sul secondo palo dove c'è Gnoguri che ci prova con la testa, la manda alta. E dentro, Dio, Zlatan per Munir. Dybala, dentro per Ibra, servito subito. Primo pallone per Ibra. Provo il tiro da lontanissimo, non so perché, ma me la sentivo. Quadrado, dentro per Paolo Dybala, si è inserito un giocatore, lo serviamo in qualche modo. Ancora palla di ritorno per Quadrado. Quadrado vede Padoin, l'inserimento di Padoin, che sbraccia, ma Ali Adnan è più forte. Però attenzione, calcio d'angolo, ma Padoin è fortissimo. Carbonero vuole giocare la corta vicino a Daniele Verde, la stoppa, la mette bene Verde, prova il tiro, gran giocata di Verde appena entrato. Iese, instancabile, non possiamo mai toglierlo Iese. Daniele Verde, attenzione, Ibra era in fuorigioco, allora tira e spacca la porta almeno, ma fai gol almeno in fuorigioco. Servito, gran pallone, Odegaard in profondità, Odegaard, aspetta l'arrivo di Ibra, a porta vuota Ibra, ma perché a porta vuota? Potevi toccarle e fare gol, feel like Italia-Svezia. L'ultimo respiro, l'ultimo desiderio, prova a uscire Scuffella, fa la sua. Siamo ancora 1-0, è del 90esimo, dobbiamo solo tenerla, farla nostra, Daniele Verde, finisce qui la partita, l'ennesimo 1-0, vinciamo sempre 1-0 come l'Inter l'anno scorso. Non vogliono venderci Wayne, non vogliono venderci Shaarawy e per gli Balotelli vogliono 25 milioni. Sarà un mercato difficile a gennaio. Io direi di simulare la partita con il Lecce di Poznan e concentrarsi per il derby con il Genoa. 3-1 al 90esimo, abbiamo vinto, 3-1. Tutte le volte che si simula una partita i giocatori sono stanchissimi, guardate Padoin. Dai Zlatan, io credo in te. Ce la puoi fare Zlatan. Neanche nelle partite d'allenamento. Dybala, attenzione, Dybala con il tacco cercare Carbonero. Carbonero da fuori, prova a girarsi. Dentro per Dybala, Dybala in zona tiro Dybala. La manna in calcio d'angolo. Subito pericolosissimi. Attenzione, c'è Capel, allontana, c'è Carbonero che fa, oddio, un passaggio di merda, fa quello. Attenzione Capel, prova a entrare in aria, Padoin prova a contenerlo, lo fa molto bene Padoin, adesso possiamo ripartire. Dentro per Paolo Dybala, Dybala può andare, vuole aprire il gioco, su Carbonero, la palla lunga a cercare Ibra, sì vabbè ma questa non la può prendere neanche uno in scooter. Attenzione perché sbaglia tutto la manna, Ibra era lì, non riesce a prenderla. Rugani esce molto bene dai blocchi, la palla è nostra, Dybala. Per Ibra, che prova a girarsi, prova a prendere il pallone, Ibra da lontano, la manna, la palla ancora lì, Quadrado, la mette in calcio d'angolo il difensore, Zlatan, Vasco Regini, ultimo uomo, salta molto bene, Padoin dentro, si appoggia, Ibra, attenzione, la verticalizzazione, c'è il taglio di Zukanovic, in aria Zukanovic, ancora la manna, quanto stiamo attaccando, non facciamo gol, dentro per Gnoguri, che la stoppa, la mette per Zlatan, ancora una volta, ditelo voi ormai, è un genio la manna, c'è il taglio di Dybala, Dybala può andare sul fondo, Dybala la può mettere per Ibra, che cosa ha fatto? È morto, perché è morto? Poi c'è Zlatan, attenzione, prova a chiamare in causa i compagni, lo fa molto bene, serve Carbonero e adesso deve aspettare che parta il compagno sulla fascia, lo serve, è capitan Iese, Iese arriva sul fondo, la mette per Ibra! Sì, però quando riparte il Genoa è pericolosissimo come nella realtà e adesso Rugani non ha la velocità per contenere Diego Capel sul fondo, però non c'è nessuno in mezzo, arriva adesso Scuffet con i pugni, ci salva! Prova a metterla, dove arriva proprio di tutta corsa Zlatan Ibrahimovic, messo giù ancora una volta, Quadrado, prova a girarsi, Quadrado il tiro, ma è fortissimo la manna! Quadrado chiama Iese, Iese la prova a mettere, lui questa volta, sul secondo palo, dove arriva Paolo Dybala, che prova il tiro, il palo in corsa, in caduta di Dybala, la rimette, è per Ibra! Palla sul fondo, anche il palo. Porta maledetta stregata nel derby della lanterna. Ibra si appoggia e poi gliela ridanno. E poi fa riandare ancora una volta sempre Carlos Carbonero. Per adesso sono tutti stanchi i nostri. Dobbiamo trovare una soluzione. Iese va sul fondo Iese. Cosa fa il difensore? Cosa fa Iese? Perché? Cos'è stata questa cosa? Ho provato a fare questi cambi un po' particolari ma adesso dobbiamo andarla a vincere. La mette Capel. Forse molto bene Quadrado. Riesce a saltare in qualche modo. E allora riparte Munir appena entrato ma stanco. Fa andare Ibra in velocità. Ibra può allungare sul difensore. Izzo per un attimo non gli fa tunnel. Attenzione, c'è Christic in posizione trequartista. Ibra con il tacco fa andare Gnoguri. Grandissima partita di Ibra. Deve resistere fino alla fine. Deve concentrarsi per riuscire a trovare il gol. Però Gnoguri sbaglia. Daniele Verde. E poi la mette dietro. Per Ibra. Attenzione, si è inserito. Christic prova a servirlo. Non ce la fa. Munir può ripartire per vie centrali. Prova a servire Ibra. Allora Munir si butta dentro. Vuole la palla di ritorno Munir. Ibra invece va largo da Carbonero. Guardate l'energia di Carbonero, ragazzi. Non ne ha davvero più. Allora Carbonero prova a metterlo. C'è il taglio di Verde. Verde ci mette la testa.
testa. Chiesto a Kristicic. Può andare in aria Kristicic. C'è Carbonero. Prova il tiro Carbonero. Rimpallato. La palla che gli ritorna però. Carbonero. Dentro per Munir. Munir si gira. Il tiro di Munir. La manna ancora al 90esimo. Insuperabile. E finisce qui 0-0. Ho dato veramente tutto in questa partita, tutto, ma il pallone non entrava, l'avete visto anche voi. Ho preso solo 8.8 di valutazione, solo. Cosa devo dirvi? Però la classifica ci sorride, siamo a solamente 5 lunghezze dal Milan. E vabbè, 10 dall'Inter, ma quello ormai si può prendere, si può recuperare, assolutamente. Dobbiamo solo essere bravi a non andare in giù. E attenzione ragazzi, perché la prossima partita sarà con il Cagliari, ma poi inizierà assolutamente il mercato coincidente con quella con Sassuolo. Quindi adesso iniziamo a divertirci. Io ragazzi spero che il video vi sia piaciuto. Se è così vi invito a mettere un pugno di pollice e iscrivervi al mio canale qualora non l'aveste ancora fatto. Noi ci vediamo in un prossimo video che arriva molto presto. Ciao ragazzi, dritto per dritto.